The day after, il giorno dopo la manifestazione tenutasi a Piazza Immacolata, via Mignogna a Taranto, una manifestazione di protesta nei confronti del DPCM di Conte con riferimento alle restrizioni a varie attività. Siamo con i due organizzatori, ho infatti alla mia sinistra Tiziano Ricci e alla mia destra Fabio Palumbo. Allora Ricci, intanto facciamo un po' il bilancio della serata, di questo. C'è stato un grande bagno di folla, va detto, e c'è stata una nota stonata, una nota molto stonata, quella del dottor Bacco e il discorso del negazionismo. Avete diramato un comunicato stampa nel quale avete preso le distanze dalle affermazioni di Bacco, insomma, faccia lei un po' un bilancio sulla serata di ieri e sulla vicenda Bacco. Vabbè, tu hai partecipato, quindi hai visto tu stesso quello che è avvenuto. Già il fatto stesso che Taranto abbia risposto in maniera importante, si parla di numeri importanti, quasi 3.000 persone. Quindi per una manifestazione organizzata in pochissimi giorni. Una manifestazione organizzata in 3 giorni è nata da un'idea di WhatsApp di 250 commercianti. Abbiamo fatto un gruppo WhatsApp di 250 commercianti e io e Fabio siamo riusciti a organizzarla in 3 giorni. Però ripeto, organizzatore è un parolone, noi ci definiamo portavoce come ci hanno definiti tutti quanti. Diciamo che siamo stati uniti su questo. C'era tanta gente e logicamente abbiamo cercato, non siamo organizzatori, noi facciamo dei lavori diversi, ognuno fa il proprio lavoro, io sono un ristoratore, Fabio ha dei bar, di conseguenza non siamo professionisti del settore e di conseguenza abbiamo magari peccato di alcuni errori, ecco. Abbiamo creato una scaletta dove è stato all'improvviso inserito Bacco, che si era proposto di partecipare all'intervento. Noi giustamente, non essendo medici, non essendo scienziati, abbiamo accettato. Avete dato la possibilità di esprimersi. Sì, abbiamo dato la possibilità perché, voglio dire, era una manifestazione pacifica, democratica, dove ognuno ha espresso il proprio parere. Figurati, ho fatto parlare anche un nonnino che aveva detto che era rimasto senza nipoti per 3 mesi nel periodo di lockdown. Hanno parlato un po' tutti, quindi non vedevo il motivo di non far parlare anche questo dottore. Purtroppo ha esagerato nelle parole, non ci ha detto che non ci aveva comunicato queste cose che poi ha detto sul palco, ed è avvenuta questa incomprensione. E infatti stamattina anche l'Ordine dei Medici ha fatto un comunicato stampa in cui annuncia... Ha chiesto provvedimenti. Eh sì, ma noi infatti siamo con l'Ordine dei Medici, dei medici, è giusto che facciano quello che devono fare, perché noi ci dissociamo completamente dalle parole pericolose che ha usato il dottor Bacco. E allora Fabio Palumbo, diciamo che per certi versi avete peccato di inesperienza, ma d'altronde... voi siete operatori di altro settore, quindi non vi occupate di comunicazione, però vanno colti gli aspetti positivi, quello di aver messo insieme tanti imprenditori, tanti cittadini, tante persone per bene che, lo sottolineiamo, civilmente e democraticamente hanno esposto il proprio dissenso al DPCM. Poi d'altronde, se qualcuno, più di qualcuno, vuole gettare fango, beh, questo, il gettare fango è lo sport nazionale, e io parto dal presupposto poiché chi non fa niente non sbaglia mai. Esattamente, appunto, chi non fa nulla non sbaglia. Come ha detto Tiziano, noi innanzitutto ci dissociamo dalle parole dette dal professor Bacco. Gli accordi erano diversi, noi avevamo diciamo intenzione di parlare di dati scientifici, doveva magari parlare dei nuovi protocolli Covid e quant'altro, ci ha colto in inganno questa cosa, ha parlato in una maniera blasfema, cioè sono state dette delle cose, toglietevi la mascherina, abbracciatevi. Noi prima della manifestazione
più di una volta al microfono abbiamo appunto detto alla folla: distanziatevi, usate le mascherine. Avevamo addirittura disposto un servizio di all'inizio del poi avevamo disposto un servizio di cortesia, una ragazza che passava tra la folla e distribuiva appunto le mascherine, perché cosa importante, non era una manifestazione di negazionisti ma era una manifestazione di imprenditori e commercianti in difficoltà. E noi siamo dei portavoce di questa situazione che si è venuta a creare anche a Taranto. La cosa importante è stata la risposta positiva delle persone e soprattutto abbiamo dato lezione di civiltà a tutti, perché comunque abbiamo fatto una manifestazione pacifica e composta, dove non ci sono stati scontri, dove non ci sono stati disordini. Addirittura finita la manifestazione la piazza era pulita, sembrava che non fosse accaduto nulla, eppure c'erano 3.000 persone, lo hai visto anche tu. Sicuramente certa stampa manipolata ha parlato di 300 persone, evidentemente parliamo di una stampa che o è in perfetta malafede o il giornalista e l'operatore presente avevano dei grossissimi problemi di vista, ma proprio pesanti, simili alla cecità. Ricci. Purtroppo, sembra, come hai detto tu, è un po' uno sport nazionale quello di criticare. Ma più locale, più uno sport locale. Infatti, sembra più locale, perché effettivamente in altre città c'è molta più unione, più coesione. Però, anche a Bari è intervenuto il professor Bacco nella manifestazione di Bari, praticamente il giorno prima della nostra. Ha esposto le stesse cose, più o meno, dette in maniera diversa, un attimino più sottile. Nessuno gli ha dato peso, perché su 2 ore di manifestazione non si può dar peso a una persona che ha parlato per 5 minuti, dal quale, ripeto, noi ci dissociamo. Forse il nostro errore è stato, mi dispiace ammetterlo, non togliere il microfono e buttarlo giù dal palco. Però, ripeto, non è il nostro lavoro, io faccio i caffè, Tiziano fa le pizzelle, non siamo organizzatori di eventi, non siamo organizzatori di rivolte popolari. Ma io sono perfettamente d'accordo, io faccio il giornalista, ma se mi mettessi a fare i caffè o mi mettessi a fare le pizzelle sarei una frana. Quindi il compito nostro è dover organizzare la manifestazione, l'avrebbero dovuto fare le associazioni che oggi ci stanno criticando, associazioni che oggi ci criticano, che sono state ferme a non far nulla. Almeno noi nel nostro piccolo qualcosa l'abbiamo fatta, ci siamo mossi, perché alla fine se non ti muovi non cambi le cose, cioè fondamentalmente come fai a manifestare il tuo malcontento se non lo esponi a qualcuno? Ricci, c'è stata un po' di amarezza, perché poi voi ovviamente non essendo personaggi esposti, no? In queste attività mediatiche, chiaramente magari vedere certa cattiveria fa male, però io penso che bisogna guardare l'aspetto positivo. C'è una Taranto vivace, una Taranto non politicizzata, non sindacalizzata, non pilotata, che era qui liberamente ad esprimere il proprio diritto a lavorare per vivere. Ma guarda Luigi, io ho le prove sul mio telefono, io ho ricevuto centinaia di messaggi, addirittura non solo da Taranto, anche dalla provincia, da Grottali, Carosino, Fragagnano, in cui si sono complimentati, volevano venire, sono venuti in tanti, gruppi di 30-40 persone. E devo dirti la verità, siamo rimasti soddisfatti da un lato, da un altro molto, molto rammaricati, perché molto, molto rattristati, perché abbiamo visto molta cattiveria, addirittura gente che ha denigrato me, il mio lavoro, che non c'entra nulla con quello che è stato ieri, anzi ieri volevamo gridare per il nostro lavoro e ci sono state dette cose che non c'entravano nulla. Devo essere sincero, io vorrei anche dire ai fenomeni che hanno parlato sui social, che poi parlano solo sui social, sono dei leoni da tastiera, sono i leoni da tastiera, che mi hanno accusato addirittura di aver fatto una manifestazione politica, di stare tranquilli perché io non mi candiderò più, state tranquillissimi. Era veramente una manifestazione pulita, prima di bandiere politiche e prima di associazioni. Anzi, volevo, come ha detto Fabio, parlare un attimino dell'associazione. Oggi il presidente di un'associazione, Confcommercio, ci ha attaccato duramente, definendoci organizzatori, ha preso le distanze da quello che è accaduto ieri. Io vorrei capire, ma la manifestazione, un'associazione datoriale, quando ha intenzione di farla? Quando ci mettono in lockdown?
oppure quando siamo morti, quando non esistono più le attività commerciali. Quando si deve manifestare, giusto per capire, quando siamo in lockdown o quando tutte le attività saranno chiuse? Perché secondo noi una manifestazione del genere doveva partire da loro. Anzi, saremmo stati ben felici di essere contattati e avremmo fatto partecipare, ma purtroppo nessuno ci ha contattato, anzi hanno preso le distanze. Quindi noi rispettiamo il loro volere, però vogliamo anche far presente una cosa. In questa manifestazione c'erano 250 commercianti sicuri che sono iscritti alle loro associazioni, che non hanno approvato il comportamento delle loro associazioni. Quindi non so se quest'anno avranno gli stessi iscritti dello scorso anno. Palumbo, Fabio, volevi dire qualcosa? E poi a completamento di quello che ha detto Tiziano, e poi io dico anche un'altra cosa. Secondo me ora bisogna resettare, bisogna perfezionare la macchina, tra virgolette, e far sì che l'esperienza di ieri sia la pietra miliare, l'inizio di un cammino, perché se non ci fosse una prosecuzione di questo cammino, l'esperienza di ieri sarebbe stata così inutile, tra virgolette. Sì, infatti io l'ho detto anche ieri in manifestazione, ovviamente questo, quello che abbiamo fatto ieri non avrebbe portato risultati immediati sicuramente, era un modo per sentirci innanzitutto uniti noi commercianti, perché non solo da un punto di vista lavorativo ma anche psicologicamente è devastante per noi quello che sta accadendo, quindi era anche un modo per sentirsi uniti, unire la città e far sentire la nostra voce, nel dire Taranto c'è, Taranto siamo in grado di organizzarci e di fare qualcosa, tutti insieme andare nella stessa direzione, in maniera pulita, sana, pacifica, che era diciamo alla base delle nostre intenzioni. Cioè, siamo stati anche, ripeto, come ha detto Tiziano, attaccati in maniera triste. Personalmente non mi interessa, non mi tocca più di tanto, però è brutto vedere che noi comunque stiamo lottando per il diritto al lavoro, per la nostra città, per la nostra Italia, e vedere gente che alla fine nemmeno è venuta a criticare e non far nulla, cioè fondamentalmente non fare nulla. Se non ci fossimo mossi noi, anche Gian Grande ha detto stiamo provvedendo noi a organizzare una manifestazione. Quando? Quando ci chiudono il lockdown? Quando? Quando è finita la faccenda coronavirus? Quando la organizziamo? Per cui dobbiamo essere celeri nelle cose. Marianna Voice, il suo nome d'arte, è stata un'anima pulsante, diciamo, dell'evento di ieri, si è occupata della scaletta, insomma ha cercato di dare il meglio ed è, ci è riuscita in pieno. E allora alcune tue considerazioni anche con riferimento alla vicenda dottor Bacco. Io partivo parecchio prevenuta nei suoi confronti, perché quando sono arrivata e poco prima di presentare l'evento ho avuto una discussione con il signor Bacco, che ha avuto anche dei toni spiacevoli ed offensivi nei miei riguardi, solo perché gli ho detto di indossare la mascherina, non di alzare, proprio di indossarla, perché lui non la indossava. Gli ho detto che non siamo un gruppo di negazionisti e che quindi sarebbe stato opportuno portare la mascherina, perché non volevo problemi causa terze persone. Lui mi ha detto che mi avrebbe insegnato a parlare l'italiano, sciocchezze del genere, dopodiché insomma si è placato, io sono andata avanti. Io mi rammarico perché per natura sono una ragazza abbastanza ribelle, solitamente sempre non le mando a dire, e avrei voluto tanto togliergli il microfono e insomma parcheggiarlo come si deve. Purtroppo però la cosa che mi ha scioccata non è stato il parere di un singolo, che puoi metterlo a tacere. Il problema è che la folla, che magari ha scritto poi dei commenti o post sui social, lo acclamava. E quindi io rischiavo che potesse accadere qualcosa di irreparabile tra quelli che potevano difendere lui e quelli che magari la pensavano come me, con grande rispetto e cordoglio per tutte le famiglie che attualmente vivono un lutto per aver perso dei cari causa Covid. Io credo che Bacco furbescamente, in maniera subdola, abbia voluto, come dire, rubare la scena e monopolizzare
quella che era una manifestazione in cui si esprimeva la sofferenza economica delle categorie produttive in un qualcosa di suo personale, di autoesaltazione ed autocelebrazione. Ovviamente, come dire, spinto anche giocando sulla buona fede di chi improvvidamente acclamava rispetto alle sue parole. Sì, esatto, ha fatto esattamente questo, invece sarebbe stato, non perché sei qui, te l'ho detto anche prima a telecamere spente, avrei preferito che girassero i video sul tuo intervento, che sei stato... Grazie. Sei stato anche super acclamato dalle persone, perché hai detto delle cose che ti sono partite dal cuore, questo è fondamentale. Lo dico perché ho perso mio padre 4 mesi fa. Quindi non c'è nessuna, non di tumore, non c'è nessuna strumentalizzazione, c'è solo la rabbia e il dolore di un figlio di questa terra orfano, come tanti altri poveri disgraziati. Infatti era proprio questo, la cosa che mi ha fatto rabbia è che comunque da un video, no, di una manifestazione sia stato estrapolato solo quello che faceva più sensazionalismo, ma magari il tuo intervento, bello ed emozionante, io che a inizio manifestazione oltre non ho avuto... La verità è che io non ho avuto neanche la necessità di dire agli avventori alzate la mascherina e distanziatevi, perché sono stati davvero esemplari, e questo attacco continuo, non comprendo la cattiveria, che poi io lascio correre è un conto, però perché bisogna dire qualcosa che poi non era. Avrei preferito che girasse il video dove io esprimevo il mio cordoglio e il massimo rispetto a tutte le persone che non hanno potuto abbracciare causa Covid per un'ultima volta i propri cari. Perché dare importanza, tra l'altro, date importanza a un idiota che lui cerca questo e non va bene. Io dico, così concludiamo questo nostro momento di approfondimento che abbiamo fatto con Tiziano Ricci, con Fabio Palumbo, con Mariana Vois. Io dico che questa città ha bisogno di unità contro il nemico comune, che può essere, che è certamente l'Ilva, che sono certamente questi provvedimenti restrittivi del DPCM, e non ha certo bisogno di spaccature, di invidie, di rabbie, di gelosie. Sembra quasi la guerra tra Guelfi e Ghibellini, sembra quasi, ricordando un po' il Manzoni, i capponi di Renzo, che Renzo li portava dall'avvocato Azzeccagarbugli, li teneva per mano, e questi capponi, questi polli che si beccavano tra loro, pur essendo destinati a essere bolliti, a essere cotti, cucinati. Quindi voglio dire, tutte queste divisioni, questo provincialismo, chiamiamolo così, non fa bene al territorio. Noi dovremmo prendere esempio da altre città, da anche città del nord, in cui non ci sono differenze di colori politici, di sigle sindacali, ma si ha un obiettivo e si lotta unitamente, unicamente e indistintamente per perseguire quell'obiettivo. Io la penso esattamente come te, e poi per agganciarmi... Io avrei voluto le organizzazioni di categoria presenti, senza striscioni, senza bani, a dire siamo tutti commercianti, siamo imprenditori, uniamo le forze. Questo non è avvenuto, a me dispiace, da tarantino. No, è vero, anche perché io un supporto l'ho cercato, nel senso che ieri quando è uscita la conferenza stampa di, credo si chiami Giangrande, io non ho a che fare con la Confcommercio, l'ho scoperta solo adesso perché faccio altro, sono un artista, io ho chiamato in Confcommercio, mi sono sentita con il loro ufficio stampa, mi sono sentita anche con un loro collaboratore, ho chiesto, ho lasciato il mio numero, ho detto io sono aperta ad un confronto anche se non è una cosa che compete me, ma ci farebbe piacere visto che, ma non mi hanno mai chiamata, e poi è uscito con quest'altro articolo stamattina, ma è giusto, cioè, a me sembra populismo, un presidente queste cose non dovrebbe farle dal basso della mia ignoranza. Io per diritto di replica, per par condicio, dico che se costruttivamente si volesse instaurare un dialogo con la Confcommercio, penso che sarebbe una cosa costruttiva per il territorio, in questo senso l'invito a Confcommercio ad imbastire, ad essere disponibile ad imbastire questo dialogo, perché ripeto, l'obiettivo non è essere questa o quell'altra ancora organizzazione sindacale, farla protagonista, no, noi vogliamo vedere, vogliamo dare un ristoro agli imprenditori di Taranto, tutto qui, non ci interessano le sigle e le etichette.
No, infatti, ma io l'ho cercato appunto ieri, però non sono stata richiamata, io quel che dovevo fare l'ho fatto. Allora, attraverso questi schermi, attraverso questo video, l'invito alla Confcommercio, ma anche a qualsiasi altra organizzazione che ha espresso delle riserve, delle critiche, io penso che il confronto in una città dilaniata come Taranto sia il punto di partenza, altrimenti, credetemi, verremo schiacciati dal resto d'Italia.